Spettacolino è finito e dagli applausi direi che vi è piaciuto. C'è però una nota triste, o forse non è giusto dire così. Mi riferisco al fatto che non sentiremo più cantare Betsy, almeno qui, perché oggi ci lascia. Il signor Shake era un caro amico dei suoi genitori, la porta con sé a New York. I nostri più affettuosi auguri l'accompagnino nella sua nuova vita. Proprio io. Ah, non c'è dubbio. Che strano, la bambina nello specchio io non la conosco. Vado a prenderti il cappotto. Come sei bella vestita così. È una sciccheria, eh? Io spero che avrete tutte dei bei vestiti un giorno. Betsy, non c'è più tempo da perdere, sai. Devo ancora impacchettare i giocattoli che t'hanno portato qui, signori. Posso lasciarli qui, Miss Hutchins? Oh, ma il signor Shay si dispiacerà. No, non credo. Preferisco lasciarli. Per favore, Miss Hutchins, dia quei giocattoli a tutte le mie amiche. Oh, questo sì che è un pensiero gentile. Non ringraziate, Betsy? Grazie, Betsy. Saluta le tue compagne e vieni giù di corsa. Addio, Carol. Addio, Betsy. Addio, Jean. Addio, Betsy. Addio, Sheila. Addio, Betsy. Addio, Marilyn. Addio, Betsy. Addio, Marianne. Addio, Betsy. Addio, Rosalie. Che cos'hai? Non vuoi salutarmi? No. Su, via, Rosalie, fa la brava bambina. Saluta anche tu la piccola Betsy che parte. No, io non voglio salutarla. Perché non vuoi? Perché non voglio che vada via. Betsy! 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 Le mutandine. Voltati. Dov'è il bottone? Ciao. Your acquaintance be forgot and never brought to mind. Show your acquaintance.
alla stazione. Hotel Variety. Vuole il trio Primavera? È da un pezzo che non stanno più qui. Non lo so, provi a telefonare alla casa di riposo Foglie d'Autunno. Si figuri. Ehi là, Pops! Salve, Sam. Flossie, vedi di trovare la bambina, deve andare a letto. Pronto, Betsy, è da voi? C'è posta per me? Se la vedete, chiamate. No, non c'è niente per te, Sam. E neanche per il contrabbasso. E lui sì, dalla viola d'amore. È con battute del genere che hanno ucciso il vaudeville. Ciao, Betsy. Oh, ciao. Ciao, Betsy. Ciao. Ciao, Betsy. Niente tip-tap, vai in teatro a fare le prove. Ciao, Angioletto. Ciao. Avanti, dimmi dov'eri. Su, a far due chiacchiere. Brava, invece di andare a letto. E i compiti li hai fatti? Sicuro, ecco il compito di aritmetica. Chi ti ha aiutato a fare queste operazioni? Il mago, il signor Burdini. Il 6 nel 18 sta 5 volte, il 7 nel 21 4 volte. È un mago sul serio. Oh, è bravissimo, mi ha insegnato dei trucchi fantastici. La mia chiave, per piacere. C'è anche un ventriloquo fra i tuoi maestri? Io non ho parlato. C'è della posta per noi? Oh, buonasera. Erano i signori Bresno. Ecco a lei. Grazie. Ci scrive il nostro ragazzo. È all'università. Ah, che bello. L'hanno preso nella squadra di palla ovale. Guarda. Cara mamma e caro papà, poche righe per dirvi che spero che stiate bene e che abbiate trovato una scrittura. Io faccio progressi negli studi. Ma è un gigante. E anche nello sport, come potete vedere. Ciao Olive, ciao George, ciao Fiorellino. Ciao, ciao Mike. Hai qualcosa per noi? La settimana prossima. Vogliono su due piedi una vedetta. Vieni tu, piccola. Stasera non posso, impegni precedenti. Con le molle del letto, eh? Ho indovinato in pieno. Chi mi offri, Pops? Aspetta, fammi pensare. Fra quelli più indietro con la retta. Brava. Sì. Ci sarebbe Martin, Martin Language. Sullivan ci deve 6 settimane. Jimmy Clayton e la sua jazz band non pagano da 12. Ti vanno bene? Sono uno schianto. Se lo dici tu, va bene. Chiama Jimmy Clayton al telefono. Rilancio 1000 cocuzze. Il telefono. Tu non cambiare argomento. Io vedo. Cos'hai in mano? Cos'hai tu in mano? Oh, io ho soltanto una piccola coppia di re. Ciao. Credevo che bleffassi. Ah, se dico che sono servito, sono servito. Hai appeso il vestito? Ho appeso il vestito, ho riposto le scarpe, mi sono lavata i denti, poi il collo, la faccia, le mani e le orecchie. 10 in condotta. Una volta mi pettinavo con i boccoli. Immagino che fossi un amore. Sì, ma era una gran noia farli su. Ora dormi e non stare a sentire quella musica. Va a letto, chiudi gli occhi e sei bella addormentata. Io chiudo gli occhi, ma la musica entra lo stesso nelle orecchie. Godi, popolo! Willoughby. Sì? Willoughby. La chiudi o no quella finestra? E dammi la guida telefonica. Ecco, sorellina. Ti manda in brodo di giuggiole quel fracasso. Per un attimo mi sono fatto prendere da una sorta di... Eh.
Sì, Miss Wendling, sono la figlia del signor Shay. Mio padre non... Oh, sono mortificata, stanno provando, ma vado ad avvertire subito, quindi... Di proteste ne ho fatte anche troppe. Passo alle minacce, dunque. Se continuate con questi baccanali in piena notte, me ne pagherete le conseguenze. Le ripeto ancora, Miss Wendling, che adesso vado subito a... Con chi parlavi, Barbara? Con la padrona di questo albergo. Che voleva? Si lagnava del rumore. Io non l'ho mai vista, la padrona. Guarda le finestre del palazzo vicino. Se vedi affacciata una zucca gialla, quella è Miss Wendling. Come guardi da una finestra non vedi che un groviglio di acrobati, musicanti, giocolieri e nanerottoli. Ma quanto ammontano gli affitti che mi devono? Ci sono 2.500 dollari di arretrato. Scriva una lettera. Ma quel, come si chiama, Shay? Ma Sara... Dica che se non mi paga gli affitti arretrati entro 5 giorni, lo metto fuori. Avanti, fila a nanna. Com'è bello morbido il mio lettone. E ora bisogna che vada su a farli smettere di suonare. Oh no, a me piace la musica. Questa? Sì, specialmente una canzone. E io so qual è. Ma perché mi piace? Dimmelo tu. Perché le parole dicono quello che provo per te e per Pops. Dici sul serio? Io vorrei ringraziarvi ogni giorno. E poi non ne sono capace. Non è necessario, tesoro. Per fortuna c'è questa canzone. How can I thank you? How do I start? The words are somewhere around my heart. If I could say in a word or two how much it means to be loved by you, then I could thank you for all you've done, but I don't know what to do. What can you say when a dream comes true? How can I ever you? Sei una bambina adorabile. Ora io spengo la luce, tu chiudi gli occhi e dormi. Fa un bel sonno. Sì. Sogni d'oro. Grazie. Buonanotte. Buonanotte. Vedrai, brutta zucca gialla. Per circostanze e cause di forza maggiore... L'hotel Variety è costretto a chiudere. Si prega perciò la clientela... di lasciare libere le stanze... entro 5 giorni. L'unione fa la forza. Uniti si vince e divisi si fa remenco. Il lupo è pronto a sbranarci, avete letto l'avviso? Pops è sempre stato un galantuomo con noi. Un vero amico. E ora cosa gli tocca? Lo sfratto, il patatrac, il capitombolo. Amici, portiamo al banco dei pegni il poco che ci è rimasto. Vestiti, strumenti, attrezzi, bauli, tutto quanto. Abbiamo le 2 spille della scuola. Cavate anche il sangue dalle rape per Pops. Se non fosse per Pops, saremmo tutti pieni di lividi a forza di dormire sulle panchine sotto i ponti. E lì finiremo, se quella megera riesce a buttarlo fuori dall'albergo. Dobbiamo trovare il grano o siamo fritti. Jimmy, ecco la mia cipolla. Sputa anche il fermacravatta. Oh no, aspetta! Se tiri troppo mi sconvolgi il sistema di agganciamento dei pantaloni. Sì? Posso parlare con Miss Wendling? Miss Wendling è fuori. Quando posso trovarla? Non lo so. Per Miss Wendling non c'è, è fuori. Sei sicura? Io la sto aspettando. Ah, vuoi parlarle? Con urgenza, è una questione d'affari. Affari? Se è importante posso metterci una buona parola io. Conosce Miss Wendling? Ah, la conosco come le mie tasche. È mia zia. Sua zia?
Per favore, allora, vuole consegnarle questo, dicendole che intanto è un acconto per l'affitto dell'albergo. Volentieri. Ma quale albergo? Quello qui accanto. E poi la preghi di aspettare un pochino finché le daremo il resto. Ma questo devo darglielo da parte di chi? Di Betsy. No, meglio di Pops, il signor Shay. Ma forse è meglio che venga dentro tu stessa a darglielo di persona, no? Ma se non è in casa, l'ha detto questo signore. Così ha detto? Io ho il sospetto che lavori un po' di fantasia, sai? Mia zia c'è, vero Simmons? È in biblioteca, signore. Oh! Bravo, vergogna, subito nell'angolo e con la faccia al muro. Brutta specie di gabbamondo. Vada pure, Simmons. Bella roba, se l'avesse fatto al nostro orfanotrofio, l'avrebbero lasciato nell'angolo per ore. Hai detto orfanotrofio? Mm-hmm. Ero un'orfana finché Pops non mi ha adottata. Ma guarda che strana coincidenza. Pensa, anch'io sono orfano come te. Peccato che non siamo stati orfani insieme. Penso che ci saremmo divertiti. Senza dubbio. Mi scusi un attimo? Mm-hmm. Brava. Dove l'hai imparato? Con Jimmy e i banditi. Banditi? È una jazz band. E tu guarda questo, eh? Non è affatto male. Chi gliel'ha insegnato? Mi vanto di essere un autodidatta. Sai che vuol dire? È un nome d'arte, vero? Comunque è un ballerino, siamo della stessa razza. E ci capiamo al volo. We should be together, like the walls and ceiling. Like a door and doorknob. Like the hat on your knob. Like butler gold with doorbell. Keyhole with key. I think we'll get by, if you'll stick with me. We should be together. Like the frame and pictures. Like shoes and stockings. Like the clock's tick-tocking. Like cap and toe, like high and low. Stop and go, honey. You're a perfect lady. You're a regular guy. Oh, thanks. We should be together, you and I. Roger, cosa succede qui dentro? Oh, siamo forse al circo equestre. Buongiorno, zia Sara, ecco Betsy, questa è Miss Wendling e lui è lo zio Willoughby. Molto lieta, Miss Wendling. Piacere, signor zio Willoughby. È tutto mio il piacere. Che stravaganza è questa, si può sapere? Non è stravaganza, è alta finanza. Bella la musichetta, eh? Ha portato i soldi per pagare l'affitto dell'albergo. Oh, panfalucche, bubole. Vieni, Betsy. Sei diventato assistente sociale ora? No, zia Sara, ho semplicemente fatto una nuova amicizia. Ci sono quasi $5 qui dentro.
e Pops le darà il rimanente molto presto, Miss Wendling. Mamma mia, che bello! Contieni i tuoi stupidi entusiasmi. Vuoi sbarazzarmi di questa infante? Ma zia Sara... Se quella folla di saltimbanchi pensa in questo modo di intenerirmi, ha preso un abbaglio. O mi pagano tutto l'affitto, o li metto alla porta. Per favore, Miss Wendling, non mandi via Pops dall'albergo. Altrimenti lui e Barbara e Jimmy e tutti noi non abbiamo più un posto dove vivere. È un problema vostro, non mio. Ma zia, non ti sembra di essere troppo rigida? Io penso in effetti... Pensa in silenzio, Willoughby. L'albergo è diventato un ospizio per attorucoli senza arte né parte. Non è vero, sono bravi, sono pieni di talento. Grazie. Roger. Detrailo dalla mia quota di reddito, zia. Simmons, mi liberi di questa ragazzetta. La libero con le mie gambe e me ne vado. No, aspetta un momento. Zia, non per polemizzare, ma io sono coerede di un terzo di tutto, quindi anche dell'albergo. Come amministratrice delle proprietà di famiglia intendo agire a modo mio. Simmons, accompagna la porta costei. Fattimba. No, lasci stare, Simmons. Accompagno io la piccola. Andiamo, Betsy. Un momento. Aspettate. Tieni. Porta via. Grazie, zio Willoughby. Simmons, il mio paltò e il mio cappello. Subito, signore. Zio Willoughby, vorrei parlarti da solo a solo della faccenda. Per carità, non voglio essere coinvolto, però mi troverai al club. Avanti, madame Gella, su col morale, allegra. Come donna d'affari sono un vero fallimento. Allora c'è ancora speranza. Vuol dire che crescendo non sarai come mia zia. Vieni, cara. Grazie, Simmons. Allora, più tardi, zio. Addio, signor Willoughby. A presto, Betsy. Se lei spifferà una sola parola a mia sorella a proposito di quei dolcetti, le rifilo due pugni sul doppio mento. Bene, signora. Non avresti dovuto andare in quella casa senza il mio permesso. Ma io volevo solo aiutarti, Pops. Meno male che è venuta. Così ho saputo dell'esistenza di questo luogo così interessante. Stavo a pochi passi e non sapevo che c'era un posto così diverso. Si sentirà un po' come un signore feudale che visita i suoi fittavoli. Per me starebbe d'incanto vestito da cavaliere e sopra un cavallo bianco. In fuga verso il castello per salvarmi dai nemici? No, no, che vola a salvare una principessa. O meglio, due principesse. Signor Wendling, è impossibile che io metta insieme il denaro in 5 giorni. Io stavo appunto proponendole una soluzione quando sua figlia mi ha fatto cavaliere feudale. La soluzione è quella che io le presti l'intera somma all'insaputa di mia zia. Mi presterebbe? Mio Dio. Grazie, grazie mille. No, 10.000, 1.000.000 di grazie. Dobbiamo rifiutare la sua generosa offerta, però. Ma perché, Barbara? Quando restituiremo una somma simile. E poi non mettiamoci nelle grinfie di una vecchia spilorcia che invece del cuore ha un salvadanaio. Mi dispiace, signor Shea. Anche a me, creda. Devo rifiutare, sia pure con rincrescimento. Sì, lo capisco. Su, Betsy, è ora di pranzo. Pops, chiediamo al signor Wendling se mangia con noi. Ma io temo che veramente fosse... avevo intenzione io di invitarti a pranzo, ma con quest'aria di conflitto sociale non credo che sia più il caso. Per favore, permettimi di andarci. Le dia il permesso. Sì, buono, Pops. Sono abbastanza grande per uscire con un cavaliere. Concesso. Vogliamo andare? Barbara è molto brava. Legge sempre dei libroni quando non aiuta Pops a dirigere il varaglio. Cioè studia? Certo, studia come si fa a non diventare artisti del palcoscenico. Davvero? Avrà anche qualche amico con cui esce? Oh, una quantità di amici. C'è Oli, i gemelli Brewster, Jimmy e la sua jazz band. No, no, io parlavo di un amico che la porti a ballare o a cena. Un innamorato. Oh, no, lei è una zitella come me. Cioè, io lo ero fino a stamattina. Vuoi farmi intendere per caso che hai un debole per me? I can't show how much I love you in this little space I've got. I don't know how much I love you, but it's an enormous lot. If all the world were paper and all the seas were ink, I'd write a great big note to you and tell you what I think. I'd say I love you dearly in letters 3 miles high and sign it yours sincerely, 'cause my heart
all the stars were diamonds and golden skies above, they wouldn't be worth that without your love. I'd like to write I love you so big that you would blink. If all the world was paper, yes, and all the seas were ink. Questo è il museo dove fanno vedere le mummie. Mummie? Quei vecchi non sono mummie, sono dei milionari. Hanno passato la giovinezza ammucchiando milioni e adesso si domandano perché. Salute, veterano. Shh. Oh, lei ha visto il signor Wendling? È nel grill, signore. Oh, lo stanno abbrustolendo. Quando sono arrivato qui, qualcuno di voi steccava. Era Jim? Era lui. Io? Oh, ma cosa ne capisci tu di musica? Appena nati sputano sentenze. Ha sbagliato ottava. La ripresa fa così. I love you as I love you when you were sweet. E come l'ho cantata io? Oh, no, ma no, Jim, non l'hai cantata. Da vent'anni facciamo questo quartetto. Vogliamo rifarlo? Beh, non è attaccato. Love you as I loved you when you were sweet, when you were sweet. C'era una bella differenza. Adesso sì, funzionava. Ora sì che l'abbiamo cantata bene. La fringuella qui conosce il mestiere. Ma cosa lo conosce? Mi perdonino, signori, sono dolente, ma questo chiasso... Chiasso? Come chiasso? Ma di cosa sta parlando? Abbiamo avuto lamentele da parte di soci. Proprio che... quando ci eravamo scaldati. Si va alla deriva se non si può più cantare nel proprio club. Esiste un posto dove possiamo provare senza che ci interrompano? So io dove si può. Dici dove? In albergo da noi. Eccellente idea. No, va a finire male. Ci hanno buttato fuori dei migliori alberghi di New York, il Waldorf Astoria, il St. Regis... E il Plaza. Da questo non vi scacceranno. È fatto su misura esattamente per lor signori. Dite che siete un quartetto vocale e vi faranno sgolare quanto volete. Sul serio? Ma di quale albergo? Vuoi dire il... Ma la piccola ragione, forza, la terra promessa ci attende. Andiamoci subito, allora. Forza, corri, corri, corri. Otto dall'uomo proiettile dell'Alhambra e 10 me l'han dati Dabney, Calpe e Scully. Quanto ci manca ancora? Pressa poco, $2,100. L'oro di Fort Knox. Pensare che ero felice come una Pasqua. Invece è ancora quaresima. Corina lei, morde la mano che le dà lo zuccherino. Grazie lo stesso, Jimmy. Sei stato un vero amico. Anch'io ti voglio un gran bene, sai, mamma Lucco? Ti esce dal cuore questa battuta, Giulietta? Anche se ho perso un po' del mio fascino latino... Faccio sempre la mia porca figura. Mi hai tolto la parola. Tra noi è finita. D'ora in avanti, se ci guarderemo in faccia, lo faremo solo voltandoci le spalle. Signori, seguitemi. Ehi, Pop! Presto, Pop! Ti ho portato dei clienti.
Questi signori cercavano un albergo ed io, o meglio Betsy, ha suggerito loro di venire qua. Gente di palcoscenico? Oh, sì, sì, è un famoso quartetto. Sì, sono noti col nome di I Quattro Buontemponi. È sicuro, i buoni sì. I Quattro Buontemponi. E quali piazze avete fatto? Tutte le migliori, sa, con e senza giardini pubblici. Preferite quattro singole o una suite? Oh, quattro singole, loro no? Vogliono una sistemazione di lusso. Oh, ma certamente. Su al quarto c'è uno splendido appartamento, con un bel tappeto verde e quattro letti comodi. Il verde è il mio colore, e lo prendiamo. Ma costa $40, 40 alla settimana. Oh, non sono tipi da guardare al centesimo, dico bene, signore? Né al centesimo, né al dollaro. Bene, mi fa piacere. Non vedo il loro bagaglio. Bagaglio? Oh, valigie e bauli, Vabbè, possiamo procurarcelo se lo ritiene indispensabile. Oh, sicuro che ci vuole. I clienti senza bagaglio devono pagare in anticipo, non è vero, Pop? È una norma dell'albergo. Per noi va bene. Quanto dobbiamo dare d'anticipo? Oh, bene. Lasciamo che sia Betsy a decidere. Allora, vediamo. L'anticipo deve essere... di 10 anni. No, io penso che un anno sia sufficiente. No, sarebbe un abuso. Oh, stia tranquillo che per questi signori un anno va benissimo, certo. Ho ragione. Ma no, sicuro, certo. Vede? Allora non dà preoccupazione, così lei si leva la sua. Eccole l'assegno, 40 per 52 fa 2080. Accidenti, è un cannone in aritmetica. La ringrazio. Ecco, 426. Allora andiamo, li accompagno io di sopra. Ma qui c'è una buona acustica. Non si preoccupi, se manca possiamo procurargliela. Ce la può procurare. Sì, hai sentito. Spero che non sia scoperto. Dorma fra due guanciali. Pops, te ne porto altri 25. Ne ho tutti, Jimmy. 2500 e rotti. Corpo di bacco! E noi che abbiamo fatto l'estremo sacrificio. Guarda. Com'è successo? Un numero di striptease al Monte di Pietà. Le gemelline. Eccomi le due schillette. Grazie, Jimmy. Holly, la tua cipolla. Mio Dio, che emozione. No. Questa cammina con le belle maniere. Come hai fatto a spegnarla? Questo è un segreto. Signor Wendling. Oh, come va? Ancora arrabbiata? No, davvero, dopo quello che ha fatto. Permetta che la ringrazi. Le dico io come. Lasci perdere il signore e mi chiami Roger. Grazie, Roger. Bene. Barbara, Betsy vuole che tu salga per farle un po' di lettura. Dille che mi metto gli occhiali e vado. Senta, lasci che l'accompagni. Sono bravo a leggere. Ma Betsy fa solo la terza. La terza? Di già. Mi insegnerà qualcosa lei. Venga. Presto, fuggi, disse la principessina. Io sono in balia, in balia... Lentamente, guarda l'accento. Sì, in balia... Io sono in balia di una orribile fattucchiera. Non suggerisca, Roger. Deve arrivarci da sola. Io non ho paura, disse il bellissimo principe. Sono venuto a salvarti dai pericoli e a condurti nel mio castello. Che simpatico. Ho messo a repentaglio la mia vita... Repentaglio vuol dire rischio. E allora perché non scrivono rischio? D'accordo, va bene. Ad un tratto sentì un rumore orrendo. Era la vecchia fattucchiera a cavallo della sua scopa. Aveva un gufo appollaiato sulla spalla e questo gufo continuava a borbottarle nell'orecchio. Io leggo volentieri le cronache mondane. La vistosa cabriolet a due posti, parcheggiata sempre di fronte all'albergo Variety, appartiene al giovane Roger Wendling, che frequenta assiduamente la figlia di Pop Shay, Barbara. Ho ritenuto doveroso informarla, Miss Wendling. Ecco perché non è mai a casa a colazione. Annulli la prenotazione, rinvio la partenza per Newport. Sistemo prima questa faccenda. Ha ha.
Questo è divertente. Tu segui il mio dito, eh? Allora, qui c'è un bambino e qui è sceso al piano di sotto. E qui c'è un cagnolino che però non sa scendere le scale. Allora il bambino torna su e lo fa scivolare dalla ringhiera. Non è buffo? Cos'è, non ti diverte? Vieni a vederne un'altra, eh? Ci sbrighiamo? O qui le persone devono pernottare? No, caro. Se vuoi che ti passi Brooklyn in linea, sono 10 cents di anticipo, lo sai benissimo. Si muove? La vuole con o senza bagno? Io non voglio un bagno, cioè una camera. Voglio parlare con la figlia di quel Shay. Aveva da fare al terzo piano. Le posso essere utile io? Sì, la faccia scendere dal terzo piano. Si parcheggi sul sofà, io vedo se riesco a pescarla. Parcheggi. Presto, ti prego. Ha una sigaretta, nonna? No, e non sono tua nonna, caro. Meglio per me, fata. Che maschera io ho mattino cosa a giocarla. Vuoi, che è la vecchia avvelinatrice nella commedia di Gordon. Cerchi ancora e non mi butti il fumo in faccia. Oh! Ti sei spaventato, Oscar? Oh, ciao, zia Sara. È la brutta zucca gialla. È qui dunque che sprechi il tuo tempo. Abbi pazienza un attimo, zia. Barbara, Betsy, ti presento due mie amiche, zia. Barbara Shay e Betsy Shay. Molto Miss giusto. Wendling. Signorina, sono qui per dirle che d'ora in poi dovrà lasciare mio nipote in pace, mi spiego? Non basta che le abbia pagato l'affitto di zia questa... Zia, tenga le sue insolenze. I tuoi sospetti sono errati, offensivi e ingiusti. Non è zio Roger che ci ha fatto il prestito, l'abbiamo avuto da... da qualcun altro. Sicché siamo già zio Roger. E colei sarebbe tua madre? Praticamente sì. Betsy è stata adottata dal signor Shay. Quell'uomo l'ha presa e l'ha portata a vivere in questo splendido ambiente molto adatto per l'infanzia. E la figlia la usa come esca per i tonni. Non è poi così difficile da capire. Stai dicendo delle cose assurde. Roger, esigo che tu lasci questo luogo e ne resti lontano. Tu scordi che io sono maggiorenne, zia. E tu scordi che io controllo le tue finanze. E se qualche artistoide dalle mani lunghe vuole spillarti denaro, ha da fare con me. Fatti in là. Diceva di me. No, non credo, Betsy. Allora non lo so di chi parlasse, ma ho capito che ci farà dei brutti tiri. Sì, gli passo la chiamata in camera. Flossie. Attenda un momento. Flossie, ho una domanda che mi sta sullo stomaco. Dica. Si abbatte un uomo che per scambiare due parole ha soltanto a disposizione degli orchestrali. E vivendo qui al... Hotel Variety? Sì, appunto. Insomma, se io chiedo a una certa ragazza di sposarmi, tu che ne dici? La persona è occupata, niente da fare. Mi dica. Questo è un vero affronto. Dov'è il signor Shay? Devo parlargli. C'è qualcuno che mi cerca? Senza cuore. Buonasera, signore, dica pure. Polizia? Ci sono grane, Pops. Mi vogliono togliere Betsy. Ispettore, si può rimandare a domani? Lo eseguo malvolentieri, ma l'ordine è quello. Deve riportarla stasera. Signor ispettore, lei non può fare tornare Betsy all'orfanotrofio. E sa perché? Perché Betsy non è qui. È laggiù nel caro vecchio Dixieland. Già, l'hanno invitata i miei parenti. Laggiù nel vecchio Dixie, laggiù, laggiù. Ehi, ma è matto lei? Sì, cioè, no. È solo che siamo tutti matti per quella bimba e ci teniamo che resti qui. È in camera sua, comunque. Com'è il numero? È il 220. Vado io a prenderla, eh? Ma dove la portiamo?
qui a casa mia. È assurdo, è Miss Wendling. Non credo che abbia molta simpatia per me. Non lo saprà nemmeno, è andata a Newport e tornerà fra un mese. In effetti non credo che la cercherebbero là. No, certo, vieni. Opla! Attenta a non cadere. La tengo un attimo. Sì, Roger. Ecco fatto. Grazie, grazie infinite. Verrete a trovarmi, tu e Pops e tutti gli altri. Magari uno alla volta. Ciao, cara. Buonanotte. Su, vieni, pezzi. Buonanotte, Barbara. Ciao, tesoro. Arrivederci. Non piangere, Betsy. Metteremo tutto a posto. Ci rivolgeremo alla Corte Suprema, a Washington, a Lincoln. Prenda la sua prigioniera. Mi spiace, amico. Lo so. Il dovere è dovere. La porti via, altrimenti rischio che l'emozione mi soffochi. Signore, dove sta portando mia moglie? Quale moglie? Che storia è questa? Giù le mani da mia moglie o ti riduco dalle mie proporzioni a forza di cazzotti. Tesoro, hai fatto male. Io volevo solo aiutare Betsy. Ah, storie. Avanti, George, non farmi il muso. Io volevo davvero aiutare la povera Betsy. Sì, intanto se non arrivavo in tempo... Su, piccolina. Di malumore? No, 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 zio Willoughby. Il fatto è... E com'è il fatto? Non potrei andare all'albergo, magari solo per un minuto. No, per carità. Da una settimana c'è un poliziotto che fa la guardia là davanti. Abbi pazienza ancora per un tantino. Ma io speravo che mi venissero a trovare. Almeno oggi, ecco. Perché oggi è un giorno speciale? Avanti, me lo dici. È il mio compleanno. Oh, il tuo compleanno, povera piccola. All'orfanotrofio mi facevano sempre una torta per la mia festa. Vedi, Pops e Barbara hanno talmente tanto da fare, ma rimediamo ugualmente. Vieni giù con me, eh? Non è poi grave perdere una festa di compleanno. Tu hai davanti a te moltissimi compleanni e moltissime feste per celebrarli. Ti andrebbe un pasticcino? Ma così il mio compleanno è un giorno come qualunque altro. Ho un'idea. Quando il poliziotto di guardia non farà più la guardia, noi sgattaioleremo dentro l'albergo e organizzeremo una bellissima festa. Che ne dici? Oh, che somaro. Dimenticavo di augurarti 100 di questi giorni. E tutti belli come questo. Tanti auguri, tesoro. Come posso dire grazie a tutti? Ve lo dico cantando. The words are somewhere around my heart. If I could say in a word or two how much it means to be loved by you, then I could thank you for all you've done. But I don't know what to do. What can you say when a dream comes true? How can I ever... Oh, piccola Betsy. Non è mica il momento di piangere. È il tuo compleanno o no? A nome della Combriccola Artisti Riuniti, ti auguro di tutto cuore non 100 ma 1000 repliche e 1000 pranzi. Bene! Si comincia! Ragazzi, da mangiare per un milione qua. Questa è una pappata reale. Altro che storie. Qui ci si intrippa.
Sì, grazie. Sì, grazie. Oh, grazie. Molto gentile da parte sua. Oh, misericordia! Tutti fuori! Ho detto fuori! Il pranzo è già servito. Si accomodi a tavola, Lucrezia Borgia. Dove porta quella bambina? La porto a casa sua, l'unica che abbia. Ispettore? Senti, Sara. Non ti mischiare in questa storia, Giuda. È là la bambina. No, non la tocchi lei. Vieni, Betsy. Fermo. Guai se fai del male a Pops. Non te lo permetto. Sta tranquilla, non gli faccio niente. Io ho l'ordine di portarla via e la porto via. Io non vengo, voglio stare con Pops. Sì, lo capisco. Ma se tu ora vieni con noi, poi lui sistema le cose col giudice. Dovremo obbedire agli ordini, Betsy. Non voglio tornare all'orfanotrofio. Io torno con te all'albergo. No, non piangere, angelo mio. Io verrò a trovarti, sai. E presto tornerò a riprenderti. Sei una zucca brutta e cattiva. Ciao, Pops, arrivederci. A presto, Betsy. 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Adesso le forchette. Vorrei con tutte le mie forze che lei fosse un uomo, signora. E ora, Sara, tu ascolti me. Se Simmons non mi avesse avvertita in tempo, quella marmaglia si sarebbe installata qui, armi e bagagli. Oggi era il compleanno della bambina e i suoi amici sono venuti per questo. La scusa è debole. Dov'è Roger? Con quella cacciatrice di conti in banca? No, hai preso un granchio. Tanti auguri. Ah, bene. Che bella festa di compleanno abbiamo. Peccato che arrivi un po' in ritardo, Roger. Ma dove sono andati? Dov'è Betsy? In viaggio per l'orfanotrofio, dove sta fra gente per bene, non in mezzo a una canizza di... Aspetta! Signorina, può comunicare fin d'ora a suo padre che gli revoco la gestione. Con che diritto? Faccio demolire l'albergo. Ma l'affitto è pagato. Ha violato il contratto tenendoci ogni specie di bestiacce. Se se ne va subito si risparmia dei fastidi incresciosi. Qui dovrò dire la mia anch'io. Il nostro avvocato ti illuminerà in merito, ma io ti anticipo un avvertimento. Se continui a cercare la compagnia di costei, continuo sarò... al punto che sto per chiederle di diventare mia moglie. Andiamo, Barbara. Fermo, Roger! Roger! Ficcanaso! In fondo non era molto bello stare là. Non avevo nessuno con cui divertirmi. Solo dei vecchioni. Gli adulti sono talmente barbosi. Accipicchiasa, è vero. Non ti sei divertita proprio mai? Beh, sì. Quando ho cantato con lo zio Willoughby e il quartetto. O quando Jimmy era gentile con me. E quando Barbara. E quando Barbara. Rosalie. Dai, su. Qui con noi non stai male. Su, ma non fare, non stai male. Non hai ragione di piangere. Ricordi cosa ci dicevi sempre? Bisogna essere ottimisti. Mai mostrare cattivo umore. E sorridere sempre, pure inciampando nei sassi. Io non posso credere che il tuo dispiacere sia così grande. Per farsi voler bene dagli altri, non bisogna fare il muso. Be optimistic, don't you be a grumpy. When the road gets bumpy, just smile. Smile and be happy, your troubles can't be as bad as all that. When you're sad, it's all that no one loves.
be optimistic. Don't be a mourner. Brighten up that corner and smile. The world won't fit, it's never inside. Be optimistic and smile. Sia i beni mobili che il denaro sono miei quanto suoi. E io devo avere la mia parte, anche se l'amministratrice è lei. Quanto e cosa le hai chiesto? L'albergo è una somma di 50.000 dollari. Quanto serve ad affittare un teatro e a finanziare uno spettacolo per far sbarcare i lunari a quei poveretti? Non li avrai, conosci tua zia, no? E invece li avrò. Avvocato Fisk, ci sarà pure una via legale per ottenerli. Mi consigli lei? Io non mi pronuncio, non voglio scontrarmi con Sarah Wendling. Io nemmeno. Oh, ma io chiedo semplicemente un consiglio. La prego, non insista, mi lasci fuori da questa faccenda. Sarah Wendling è una roccia. Benissimo, signori, grazie tante. Lasciate che quella gente muoia di fame. Eppure li conoscete, li ammirate, perché in voi, in ognuno di voi, sonnecchia un commediante, magari mediocre. No, signori, è la pura verità. E come fate, allora, a mettere sull'astrica a cuor leggero gli stessi artisti che poi andate ad applaudire e a consentire che mia zia Sara, solo per soddisfare le sue smanie moralistiche, demolisca la casa che li ospita e li costringa a mendicare il pane? Lei glielo impedisca! E come? Intimandole con effetto temporaneo la sospensione delle sue funzioni come comproprietario. Ma badi che io con lei non ho parlato, sia chiaro. No, sia tranquillo, cosa faccio? Non le dico più una parola. Chi che rischio in cappia? Su, mi risponde l'avvocato Fisk. Beh, può promuovere un'azione legale per obbligare Sara a dividere il patrimonio familiare, ivi incluso il famoso albergo. Ma non pensi che sia una cosa facile avere partita vinta? E io questa carta da pelare non ve la piglio, neanche perché molto. Hai paura di quel Gengis Khan travestito da donna che è mia sorella? Ma io non ho paura, Roger, con la mano. Bravo, zio Willoughby. E tu difenderai la sua causa. No! Sì! No! Sì! O tu fili subito in studio a preparare quell'ingiunzione o io ti sbatto fuori dal quartetto. Tanto stoni come una campana. La posta e il giornale, Miss Hutchins. Oh, grazie, mia cara. Non mi legge le barzellette? No, dopo pranzo, quando sei con le altre. Per favore, Miss Hutchins, me le legga le barzellette. D'accordo. Vieni. Oh, guardi. Questo è Roger e questa è Miss Wendling. Mi legge cosa dice? È un po' difficile per me. Comincia oggi al tribunale amministrativo davanti al giudice Hart il processo intentato dal signor Roger Wendling contro sua zia Sara per ottenere la divisione del loro patrimonio. L'azione del giovane milionario è stata provocata dalla decisione presa dalla sua eccentrica zia di demolire l'hotel Variety. L'opera delle ruspe è stata fin qui fermata da un'ingiunzione. Allora vuole distruggere l'albergo? Così sembra, Betsy. Ma è terribile per Pops e Barbara. Oh, tu non stare a preoccuparti, ora vedrai che tutto andrà per il meglio. Quella vecchia brutta zucca gialla, io le farei una di quelle... Su, presto, passatemelo. Non hai paura, Betsy? Se cadi, ti farei molto male. Ti prego, lascia perdere. Io devo andare da Pops. È in un pasticcio e ha bisogno di me. Tenete forte voi. Certo. Arrivederci. Auguri, Betsy. Cosa dobbiamo dire a Miss Hutchins? Ditele che sono partita per l'India. Tienti forte, Betsy. Come ti chiami? Io Betsy, e tu? Harry. Dov'è che vai? New York. Ci stanno i tuoi? Sicuro, hanno un bellissimo albergo. Sono pieni di milioni allora. Io fin là non vado, eh. Un pezzo è già meglio di niente. Ok. Com'è che eri in mezzo alla strada? Ecco, vedi. Ieri sera andavo in macchina con papà verso casa. E lui correva talmente forte che quando all'improvviso la ruota ha preso una pietra, io sono volata fuori dalla macchina. E lui non se n'è accorto? No. Che sagoma. All'angolo ti faccio smontare. Se arrivo alla metropolitana, poi me la caverei da sola. Se avessi 5 cents. Grazie infinite, Harry, per il passaggio che mi hai dato. Beh, ciao. Ci vediamo. Forza, ti muovi! Va bene.
Te, un nickel. Oh, grazie. Ma ora alza i tacchi, forza, sloggia. Dove c'è una stazione della metropolitana? A un quarto di miglio e io vado da tutt'altra parte. Per te non è niente con la bicicletta. E io lo sapevo. Tutte della stessa pasta, voi donne. Può controinterrogare, avvocato. Signor Wendling, è vero che questo denaro le serve per allestire uno spettacolo musicale? Sì, buona parte di esso. E per la parte artistica intende avvalersi degli ospiti dell'Hotel Variety? Sì, signore. E non ritiene probabile che la sua avventura imprenditoriale si risolva in modo negativo? O per usare un termine del gergo di Broadway, in un fiasco? Cosa? Io e la mia jazz band? Ah, sollevo obiezione. Silenzio, Laura, silenzio! Sogniamo, siamo onesti. E Betsy, che bello rivederti, piccola. Grazie, altrettanto. Ma qui non c'è nessuno. Sono tutti andati in tribunale. Perché lei no? Perché la confusione dà sui nervi a Oscar. Dolly, io devo assolutamente andarci. Portami in tribunale, ti prego. Fallo per Pops. Per amore o per forza. Sì, va bene. Vieni, Oscar. Confusione o no, si deve andare. Miss Wendling, conosce William Shea, detto Pops? Lo conosco. Ha mai visto suo nipote in compagnia di Barbara Shea? Obiezione! Ma sì, è questo il posto, lo so perché ho visto... Oh, eccola, Pops e Barbara. Silenzio, silenzio! Come mai sei qui? Ho viaggiato sul manubrio di una bicicletta. Silenzio, o faccio sgombrare... Proseguo, avvocato. Suo nipote le ha mai espressamente chiesto ingenti somme di denaro per imprese di vario genere? Una sola volta, 2 settimane fa. Gli versò la somma? Gliela negai. Perché? Perché intendeva sperperarla con un branco di artistoidi privi di talento. Hanno talento da vendere. Sono i più bravi artisti del mondo, loro. Ben detto, Betsy. Giudice, io obietto alle insinuazioni di qui sopra, in quanto irrilevanti e soprattutto stomachevolmente false. Ti avverto, farò sgombrare l'aula se continua questa farsa. Signor giudice, la bambina appartiene ad un orfanotrofio. Ve l'ho messa io stessa e quei poco di buono l'hanno rapita. Sono arrivata qui con le mie gambe. È un'altra panzana delle sue, Miss Wendling. Fate venire su quella bambina. Lo sai, fanciullina, che sei colpevole di offesa alla corte? Se è così, mi dispiace, ma mi arrabbio come una matta a sentire Miss Wendling che parla male dei miei amici. Sono tutte bugie. Le assicuro, signor giudice, che sono fantastici. Sono meravigliosi. Il parere di questa bimba non collima col suo, Miss Wendling. Lei non li ha mai visti in scena, vero, Miss Wendling? Neanche lei, signor giudice. Se vedesse in scena Jimmy e la sua jazz band e tutti gli altri... sarebbe d'accordo con me che sono dei cannoni. Col permesso della Corte, vorrei... Aspetti un momento, avvocato. A mio parere, la Corte acquisterebbe tempo e chiarezza di idee seguendo il suggerimento che è stato dato ora qui molto opportunamente. Ciò ci permetterà di giudicare se l'intento del querelante di investire in uno spettacolo teatrale una somma così ingente era sensato o meno. Signor giudice, non vorrà... Lei ha capito bene. Voglio vedere lo spettacolo qui in quest'aula di tribunale domani. Oh... La corte si aggiorna! Brava, Betsy! Brava! Stata brava! Il tribunale diventa un musical! Varietà in un'aula giudiziaria! La sorte dei milioni è affidata al talento degli artisti! Cominciate lo spettacolo. No, cioè, volevo dire, siano esibite le prove a favore. Your Honor, I lay my case before you.
With the show, you're invited now to see with me. It's a wow, and I hope that you'll agree with me. Their business, show business, just comes to no business without backing. That's all they're lacking. All they need is a chance. A chance to smile, to laugh, to sing, to dance. And that is that, and that is all. So thank you for the use of the hall. Silenzio, silenzio! Ti invito a procedere nell'esibizione delle prove. La prima prova venga esibita davanti al giudice. Oh, you'll take the high road and I'll take the low road and I'll be in Scotland afore ye. But me and my true love will never meet again on the bonny, bonny singing, gentlemen. Won't you sing a song for me? I'm afraid you wouldn't like the old-time numbers that we sing. Why? People don't like them nowadays. All they want to do is swing. Well, why don't you take an old song and swing it? How would that be? But how do we do it? There's nothing to it. Just follow me. First of all, you start to sway back and forth. And now that you've got yourself swinging, do the same thing with your singing. Swing me an old-fashioned song. Down by the old mill stream. Da-da-da-da. Swing me an old-fashioned song. Old-fashioned song. Croon me an old-fashioned tune. Da-da-da-da-da. In the evening by the moonlight, you can hear those darkies singing. Oh, croon me an old-fashioned tune. Don't you croon a tune. Just keep it soft and sweet with rhythm from the start. But keep that old-time beat. The beat that's straight from the heart. Swing me an old-fashioned song. I wander today to the hills. Maybe. That's it. It's just an old song. Dear old girl, the robin sing above you. Won't you try it? Oh, my darling, darling. Croon me an old-fashioned tune. Just keep it soft and sweet. With rhythm from the start. But keep that old-time beat. The beat that's straight from the heart. Won't you swing us an old-fashioned song? You take the high road and I'll take the low road. And I'll be in Scotland a-boy. That's how to swing. Silenzio! Silenzio! Procedi pure. Signor giudice, la mia seconda prova. Going to town, the toast of old Broadway, uptown and down. Queen of them all, with a smile for a crown. Her two little feet on that fabulous street are the talk of the crowd. Every one of them proud of little Miss Broadway. Up on her toes, with music and laughter, wherever she goes. Everyone loves her and everyone knows.
captured Manhattan, from Harlem to Staten, and thousands of calls through Miss Broadway. I'm here and you're here, and thousands more here. But where is Broadway? You're here and I'm here. We're marching down here. But where is Broadway? Broadway is not what it used to be. We need a new street, a just for you street, and just for fun, I'll show you how it's done. I'll build a Broadway for you. We'll trade the old for the new. I'll make you famous in old Times Square. I'll have your name in neon shining there. You'll be their favorite child. You'll have the crowds going wild. I'll build a dream street where wishes come true. I'll build a Broadway for you. Sono George Gordon. Offro alla compagnia una scrittura di 2 mesi e mezzo a $2,500 la settimana. Signor giudice, faccio obiezione. Questo spettacolo ne vale 5.000 la settimana e non accetto un centesimo di meno, chiaro? Sara, sei un grande uomo. Mi dà una licenza di matrimonio? Una licenza di matrimonio per te? No, per mia madre e mio padre. Ah, ecco, per tuo padre... Senza aiuto questa volta!